approfittiamo della presenza ovviamente di un CT azzurro per chiedere, domanda forse classica, ma siamo molto curiosi, lo stato di salute del ciclismo giovanile nel nostro paese, nella nostra Italia. Beh, lo stato giovanile, io penso che negli ultimi anni abbiamo fatto un bel salto di qualità, anche con l'attività che abbiamo fatto con il mondo dei professionisti, che facciamo queste squadre sperimentali con corridori professionisti e under 23, come abbiamo fatto domenica scorsa al Gran Premio di Larciano, come abbiamo fatto il trofeo La Iguiglia, al Gran Premio Etruschi, certo, ad Onoratico, come faremo per tutta la stagione nelle gare italiane. Fanno esperienza e maturano, in più facciamo le varie coppe delle nazioni con gli europei e i mondiali. E gli ultimi due anni praticamente siamo andati a podio, non siamo riusciti a vincere la medaglia d'oro, però siamo andati a podio sia europei che mondiali, quindi penso che siamo a un buon livello. Abbiamo dei ragazzi che sono già passati nel mondo dei professionisti già da l'anno scorso e quest'anno cominciano già a arrivare in corse importanti, corse World Tour. Prendi Gianni Moscondi l'anno scorso, prendi già Consonni, Minali, Martinelli, che hanno già fatto vedere qualcosa di interessante. Poi abbiamo un corridore che è molto giovane come Filippo Ganna, che ha vinto già un mondiale a cronometro, mondiale in pista come l'anno scorso, è passato in una squadra World Tour, però è un ragazzo che è un terzo anno, un ragazzo che sicuramente ha delle potenzialità enormi e sono convinto che possa fare molto bene anche in prospettiva futura, anche su strada.